Questa meraviglia al nostro fianco è la gravina del rione Casale che si congiunge con la zona denominata Rivolte. Questa è la zona denominata Ginosa Vecchia e a farci da cicerone proprio qui è il signor Carmelo Di Biasi. Sì. Grazie innanzitutto. E allora, a quando risalgono i primi insediamenti secondo le testimonianze? Questi insediamenti di Ginosa possiamo andare oltre 2000 anni fa. Qui qua, la vecchia Ginosa era verso il mare. Chi conosce Ginosa, la Madonna d'Atri di Girifarco. Quindi l'invasore dei Saracene, degli Arabi, dei Mori, hanno abbandonato quelle città e si sono spostati nell'etta della gravina per sfuggire alle guerre. È nata la vecchia Ginosa. Hanno trovato questo materiale più morbido, si chiama tufo. Hanno cominciato a scavare e sono fatte delle case, le cisterne per l'acqua, per raccogliere l'acqua piovana. Però le chiese a quei tempi non esistevano. Dopo, nel 49 d.C., di qua è passato l'Apostolo Pietro, venendo da Gerusalemme, sbarcato a Brindisi, a mano che si arriva verso la Puglia, dove c'erano le persone, si fermavano a raccontare la storia che cosa era successo a Gerusalemme. E sono create queste chiese. Perché Pietro è passato nel 49 d.C. di qua per andare a Roma. E si possono ancora ammirare queste chiese? Quello che resta di queste chiese? Certo si possono ammirare, non tutte, però parecchie chiese si possono ammirare. Perché nell'etta della gravina ci sono 5 chiese che sono crollate. Però a quella parte c'è un'altra chiesa, proprio nell'etta della gravina, dedicata a San Biagio. Quindi, e poi abbiamo un'altra chiesa. Ancora, perché come ho detto, il terremoto del 1857, quella gente che abitava nelle grotte, il mese di dicembre, alla novella di Natale, si trovavano in chiesa e si salvarono. E ci furono 19 morti quell'anno. Però il terremoto ha danneggiato la parte alta della struttura. Il primo livello di sotto, il terremoto, non l'ha danneggiata. Allora quella gente che abitava in quelle grotte, per la paura di quei massi che si erano staccate, sono uscito fuori dalle grotte. E sono state parecchie settimane vicino alla fontana, all'aperta. Dopo che si avevano assicurato che quei massi si erano bloccati, sono ritornato in un quelle grotte e sono uscito ad abitare dopo il terremoto per 100 anni. Ah. Dopo il terremoto, nel 63, c'è stato uno sgombero e è stato abbandonato il territorio. Perché nel 55, in quelle grotte, era anche l'elettricità. Cos'altro possiamo ammirare al cospetto di tanta bellezza? Certo, qui c'è da ammirare un sacco di cose, perché qui dietro, nella rivolta, si è formato un volto nella roccia. Sei con la bocca aperta e sta gridando di dolore, di rabbia. E vi faccio vedere chi è quel signore, vi racconto perché sta arrabbiata. E quella è la natura che l'ha scolpita nella roccia, quel signore lì. Andiamo a vedere allora, certo, questa rabbia. Andiamo a vedere questo signore che sta arrabbiato. Vedi quel volto lì nella roccia? Sì. Allora, vedi, si vede la bocca. Quel signore che sta arrabbiato lì, quello si chiama Gesù Cristo. Perché tutti gli insegnamenti che ci ha dato quel signore, l'uomo l'ha dimenticato. Questa è tutta la natura che l'ha scolpita. Dove c'è quella colomba Jesus. Lì c'era un convento dei monaci nel 1856, a causa del terremoto che è crollato tutto. E dopo abbiamo la chiesa di San Vito, che all'entrata è dell'altra parte, perché tutte le chiese sono formate tutte a forma di un arco. E quelle sono tutte abitazioni, quelle grotte lì, vedete? Qui c'è una storia, migliaia di anni da raccontare, cosette. Qui abbiamo il vecchio comune, queste arcate qua sotto, qua, quello bianco lì, il vecchio comune del 1700, quando quelle grotte erano tutte abitate la parte di sopra. Il castello del 1080, castello dei Normanni, che adesso si può anche visitare. Allora, questo è il palazzo del Marchese, del 1600, e all'interno c'è un frantoio tipo ogive per l'olio. E dopo, vedete quella data lì in fondo, lì? 1874. 20 anni prima c'era stato il terremoto.
modo che il paese è comunque da distaccare da quella parte a salire verso sopra. E qui stiamo alle spalle del castello, sotto al piazzale del castello. Allora, quello in fondo lì, dove c'è quella staccionata, quella è 6 metri di profondità e 5 di larghezza. Quella era una neviera, una ghiacciaia, raccoglieva la neve d'inverno per preparare un ghiaccio d'estate. Dopo è stata riempita di terra, è diventato un frantoio per l'olio. Qui c'erano due mule, lo legavano a quel palo lì, girava intorno per macinare gli ulivo, e questo frantoio fino agli anni 50 era funzionante, e ci sono i contenitori dove andava l'olio, perché c'erano le presse lì sopra, e lì c'è una cisterna di 3,50 m dove incanalava tutto l'olio, e poi ci sono le cisterne per l'acqua, per raccogliere l'acqua piovana, e questo è fare il restauro, questo frantoio qua. Quindi il proprietario qui era fa un museo. Quindi c'è stata la frana della strada, la matrice, è stata 50 metri di frana il 21 gennaio 2014 e si sono bloccati tutti i lavori. Allora, questo muretto sarà al 1600, quei due pesci stavano all'interno. Allora l'hanno recuperato quei due pesci, l'hanno montato lì sopra. Vedete, la donna sta parlando e il maschio sta ascoltando. E quindi quelli sono i simboli dei primi cristiani, ma dall'impero romano, perché i cristiani erano perseguitati dall'impero romano, il segno dell'apostolo Pietro, pescatore di anima. Casa mamma in Popoto, questa accoglie i forestieri austriaci, accatta la farina e face fare la pasta fresca lì dentro, le ricchiette della pasta e mangiano, e visto che c'è il centro storico. Vedete come ha allestito questo giardino? Questo è tutto illuminato la sera, guardate. Qui ho girato il film, questo film si chiamava Tulips, Tulipani. Qui avevano fatto un bar e una trattoria. Siccome avevano portato le macchine degli anni 40, anni 50, la matrice con i camion non potevano scendere là. Allora scendevano da questo canale qua, vedete, con i camion, venendo alla gravina, e portavano le macchine degli anni 40, qui sotto qua, c'era una gru, prendeva le macchine e salì sul piazzale per fare la scena del film, perché questa è venuta dall'Olanda con la bici a cantare i tulipani a Ginosa. Però prima di questo film, nell'Etta la Gravina, nel Casala, ho girato l'oldo film Peppo Fiorelli e Francesco Favina, quel film Chi m'ha visto, è una produzione della Rai, sempre nel 2017. Che cosa salvò poi dal terremoto chi viveva qui? E qui hanno vissuto praticamente qui fino agli anni 50 e 60. Poi i genitori, i giovani si sono emigrati perché non è che c'era lavoro. Perché si vedeva l'agricoltura e la pastorizia a quei tempi. Allora sono emigrati qui per andare in campagna a coltivare i terreni. Mettevano il carretto sotto col cavallo e cose. Facevano 40 km al giorno. Si lavorava da sole a sole. Da sole a sole. E qui sotto qua c'era una stalla. C'erano due mucche ci sono le mangiatoie, perché quel signore quando mangiava le mucche, noi 5 lire, 10 lire compriamo il latte a quei tempi, negli anni 50 e 60, perché i soldi non c'erano la moneta e cose. E quindi per due mucche volevo campare una famiglia a quei tempi, invece ne avevano tante mucche e non si riesce nemmeno ad andare avanti e cose. Questo è stato fatto, questo piazza nel 2009. Prima era tutta di terra. Io ho avuto la fortuna di lavorare un anno nel 2009 a quelle grotte lì. E abbiamo fatto il primo e il secondo livello. Abbiamo pulito tutte le grotte. E adesso stanno venendo un sacco di turisti praticamente a visitare questo paese. E io sto cercando di raccontare la storia, perché questo paese merita veramente di riconoscerlo. E questo piazzale avevano fatto un'officina. E quel piazzale tutto pieno di macchine degli anni 40, anni 50, per fare la scena del film.
e queste case erano tutte abitate. Ognuno aveva il cavallo, il carretto per andare in campagna. Ed eccoci arrivati, come dicevamo, dal gravine del rione Casale in Contrada della Rivolta. Rivolta. E qui che cosa c'è di bello da raccontare? Qui abbiamo le grotte per 5 livelli. All'interno è un'abitazione scavata nella massa tufacea. Ci sono le cisterne per raccogliere l'acqua, l'acqua piovana. E dopo c'è un forno per la cottura del pane al primo livello. Cucinava il pane per tutta la casata. Ci sono 4 cantine per il vino, 2 al primo livello e 2 al secondo livello. E dopo quella curva in fondo, l'ultima grotta che si va con la curva, lì c'era un sacerdote. L'unica cisterna, questo sacerdote l'era portata all'interno della grotta, perché aveva fatto una canaletta attraverso la roccia, come abbatteva l'acqua, entrava nella cisterna, all'interno, e c'è una piccola aldaretta. Delle chiese importanti qui alla Rivolta. So che c'è la chiesa di Santa Barbara e la chiesa di Santa Sofia. Allora, quelle di fronte, vedete? Quella è Santa Barbara e quella risale al X e XII secolo. Santa Barbara. Qui a 50 metri più sopra c'è la chiesa di Santa Sofia, la seconda chiesa. Perché la prima chiesa risale nel tardo 600, siccome è crollata la prima chiesa, si è rifatta più sopra. E lì ci sono degli affreschi. Ma anche a Santa Barbara c'è un affresco. Ci sono con gli l'immagine della Santa. La Santa, praticamente sono un po' scomparse quelle pitture di Santa Barbara.